forse te lo darò. Pippi pippi pippi, che nome fa un po' ridere, ma voi riderete per quello che farò. E pippi pippi pippi, pippi pippi pippi, pippi pippi pippi. Evviva evviva, evviva evviva, viva chi crede alla felicità. Potremmo avere gioia ed amore se con il cuore al cielo la chiederemo. Auguri, 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 urrà! Caspita, che lavoro! Se non fosse per il compleanno di Pippi non lo farei di sicuro. Meno male, cominciano ad uscire. Su, ragazzi, vi dovete ancora cambiare, lavare e pettinare prima di andare da Pippi. Non è necessario. Tanto dopo una mezz'ora siamo ridotti peggio di prima. Finalmente, una moneta da 5 corone. Non dimenticate gli impermeabili e gli stivali di gomma. È cattivo tempo e piove. Va bene, mamma. La pioggia non ha mai fatto male a nessuno. Dai retta a me, è una bugia. Nessun uomo al mondo ha un baule pieno d'oro. Prima voglio assicurarmene bene, perché se c'è davvero un baule pieno d'oro, conosco qualcuno, amico mio, che ci arriva di sicuro. È Donner Cazzo. Ah, d'accordo, ma può essere molto pericoloso, sai. Sei proprio un fifone. Basta avere un po' di coraggio ed è fatta. Guarda, noi entriamo e chiediamo che ora è. Sarà permesso, credo, no? E una volta entrati... 25... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30. Avanti! O restate fuori se preferite. Sogno o son desto? Salve. 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 Credevo che fossero Annika e Tommy, ma accomodatevi pure, prego. Siete venuti per farmi gli auguri per il mio compleanno? Ecco, noi veramente volevamo soltanto chiedere l'ora. È proprio così, volevamo solo sapere che ora è. Tu sei sola in casa, vero? No, c'è anche il signor Nilsson con me. Ah. E il signor Nilsson sta di là? Sì. Ed è molto nervoso. È molto robusto il signor Nilsson? Sì, il signor Nilsson è molto, molto forte. Cosa? Beh, come ho detto, volevamo solo sapere che ora è. Sì. Ma allora perché non lo fate? Come, prego? Dico, non volevate chiedere l'ora? Già, certo, naturalmente. Che ora è? Non lo so, l'orologio fa sempre. Tic-tac, 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 tac-tic, tic-tac. Sempre lo stesso rumore. E a me non interessa sapere che ora è. Bene, molto bene. È molto gentile. Grazie tante. Arrivederci. 114, 115, 116, 117, 118, 119. È chiaro che quel signor Nilsson deve essere un gigante. No, è troppo pericoloso. Ci sarà pure un momento durante la notte in cui dormirà, no? E allora gli piombiamo sopra e zacchete. E addio, signor Nilsson. Che tu debba mangiare sempre. Aspetta, la festa non è ancora cominciata.
zucchero, eh? Era veramente felice. È stato il più bel compleanno della sua vita. E figuratevi un po', ci fece anche dei regali. Lei fa regali agli altri per il suo compleanno, ma è incredibile. Non importa, Tommy, lo sai che faccio sempre quello che mi piace, no? Tieni, Annika. Oh, come sei gentile, Pippi. Grazie. Forse ho mangiato un po' troppo. Anch'io, Pippi. Io mi sento male. Mi aiutate a mettere in ordine? Ma certo, Pippi, certo. Quando sono sazia riordino sempre. Lo fate anche voi dopo una festicciola? Sì, qualche volta. Però non lo facciamo come te. Adesso cosa facciamo, Pippi? Vedrai, faremo una cosa divertente. Andremo in soffitta a rovistare tra le vecchie cose, eh? Come? In soffitta? Non immaginate quanto sia divertente. Vi assicuro che c'è un bel via vai di fantasmi. Cosa? Io non ci credo. Non esistono mica i fantasmi. Ah, no? I fantasmi esistono e come? Ora ve li farò vedere io. E cosa fanno? Di solito giocano a bocce con le loro teste. È terribile. Terribile. E perché? Non fanno male a nessuno, cosa credi? Andiamo, venite con me. Andate pure, io rimango qui. Ma Annika, immagina un po' se scendesse un fantasma e ti trovasse qui tutta sola. Smettila, Tommy, non dire queste cose. Io ti consiglio di venire con noi. Ma sì, credo che sia meglio che venga anch'io. Arrivano visite!
Dovevo immaginarlo che a quest'ora non ci sarebbero stati. Oggi hanno la riunione generale. Meglio così. Quello lì è uno che deve aver fatto tardi. Ma non c'è nessun fantasma, Fifoni. Quello che è volato adesso era un semplice gufo e basta. Un semplice gufo? Già, e se qualcuno dice che ha visto i fantasmi, giuro che gli torco il naso. Ma sei stata tu a dire che c'erano. L'ho detto io. E allora ecco qua. Delle streghe sui monti blu. Uffa, smettila! Guardate cosa ho trovato. Un cannone e una vecchia camicia da notte del mio papà. Sì, ma non fare più quegli scherzi, hai capito? Ma le camicie da notte sono allegre, Annika. E le armi non sono mica pericolose. Anzi, qui ci sono ancora delle pistole. Ne volete un paio per caso? Oh, sì. Ma credo che nostra madre non ci permetterà di tenerle. È carica quest'arma? Ma no, non sono mica matta. Thank you.
Non giocate mai con le armi, diceva mio nonno. Potrebbero essere cariche. Il nonno aveva proprio ragione. Meno male che ho colpito un fantasma. Avete visto? Quello lì è il suo sangue. I fantasmi non esistono, no? Non si sa mai. È meglio non fidarsi troppo, Annika. Ascolta, Pippi, questa è la più strana festa per un compleanno alla quale ho assistito. Sì, Tommy, ma abbiamo dimenticato di farle gli auguri. Evviva, 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 noi crediamo alla felicità, così felici, con tanti amici, noi vogliamo vivere 100 anni e più. Vi ringrazio. Non c'è di che, ma adesso dobbiamo andare. Prendi. Buonanotte, Pippi. E grazie tante. Ci vediamo domani, buonanotte. A domani. Dormi bene. Ciao, ciao. Quando sarò grande diventerò capitano dei pirati e voi due potrete venire con me sulla mia nave. Sì, va bene, buonanotte. Sogni d'oro. Ci siamo. Speriamo che ora si addormenti presto. Fai silenzio. Maialino, dormi, dormi, non far chiasso, son già le 7, sveglierai i maialini che fanno già la nanna. Come si chiama quel signor Nilsson? Chissà se dorme anche lui. Sì, dorme anche lui. Ecco fatto. Sì, ma adesso stai zitto, mi raccomando. Scarpe sul cuscino. Guarda tu in che modo dormono questi marmocchi. Sicuro che dorme? Stai a vedere. I bambini quando dormono puoi rovesciarli a testa sotto che non si svegliano. Vedi? Va bene, ma dove pensi che dormirà quell'energumeno? Chi? Il signor Nilsson? Se non vi dispiace, il signor Nilsson non è un energumeno, è una scimmia. Ne sei proprio sicura? Blum, indovina chi è il signor Nilsson? Una scimmia. Cosa c'è da ridere? Certo che è una scimmia. Pensavate davvero che fosse un energumeno? Ascolta, piccola, vieni qui, voglio parlarti. No, lasciatemi in pace.
Devi venire qui, ti ho detto. Cosa volete? Vi serve di nuovo che vi dica l'ora? Ascolta, la tua mamma e il tuo papà sono in casa? No, la mia mamma è in cielo e il mio papà nei mari del sud. Oh, vuoi dirci dove tieni nascosto il tuo baule? Eccolo, sta lassù, sull'armadio. Ti dispiace se ce lo portiamo via? No, io non ho nulla in contrario, però bisogna vedere se siete capaci di farlo. Una signorina come te non dovrebbe fare queste cose, lo sai? E io invece le faccio. Siete voi che avete cominciato per primi. D'accordo, gattina selvatica. Ora ti faccio vedere io. E non ci provare mai più un'altra volta. Perdono, cara signorina. Noi non volevamo fare niente di male. Sì, è vero, non volevamo fare niente di male, no, niente. Tu non sai cosa voglia dire. Niente. Avere fame. Come? Non avete niente da mangiare? Proprio così. E se non fosse stato per la fame, non ci saremmo mai sognati di portarti via quel baule. Te lo assicuro. Eh sì, abbiamo proprio tanta fame, tanta, ecco. Già. Aspettate un momento. Sì. Dovrebbe esserci della torta di panna avanzata dalla festa. La torta di panna? Magari. Sì, portaci pure gli avanzi. Oh, sì, ci piacerà certamente. Va bene, aspettate. Scappiamo dalla finestra. Ecco la torta. Oh, mamma, cosa fai? Perché non hai detto che volevi mangiare la torta? Ragazzi, che bella coppia di matti. Prima ti raccontano un mucchio di frottole dicendo che hanno fame e poi ti fanno una cosa simile. Ma chissà, può anche darsi che avessero fame sul serio. Boh. Sai, mamma, io volevo dare una moneta d'oro a ciascuno, ma tu hai visto come sono fuggiti. Forse qui verrà qualche ladro che tutto vuol rubare. In silenzio allor con un sacco in spalla arriverà. Ma lui non sa che Pippi Calzalunga è in agguato.